Buonasera e bentrovati, gentili telespettatori di Teleprima, nuova puntata di Sport 91 Live, il programma sportivo a cura della redazione di Teleprima. Come di consueto iniziamo in due al mio fianco, come sempre, Francesco Ricciardi, che dopo il grande successo di ieri di Zanzara d'Inchiostro ritorna nella veste calcistica per affrontare l'ultima giornata e soprattutto il mercato. Ciao Francesco, buonasera. Ciao Francesco e buonasera a tutti i nostri telespettatori. Iniziamo appunto, nella giornata di ieri si è concluso il calciomercato, un calciomercato sicuramente strano, caratterizzato dal Covid, ma ci arriveremo. Come sempre dobbiamo fare un attimo prima un briefing su quello che si è concluso, ovvero la 20ª giornata oppure la prima di ritorno. Prima di analizzarla chiedo alla regia di mandare un attimo la grafica della 20ª giornata, che si è aperta con il pareggio tra Torino e Fiorentina, la vittoria importante in chiave classifica del Milan al Dall'Ara di Bologna, al pari del trionfo della Juventus contro la Samp, vittoria anche per l'Inter contro il Benevento. In zone calde della classifica ha vinto l'Udinese contro lo Spezia, pareggio Cagliari-Sassuolo, vittoria del Genoa importantissima di Ballardini e dei suoi a Crotone, al pari della Lazio che è riuscita a sbancare il Gevis di Bergamo. Vince anche il Napoli contro il Parma e il posticipo è stato Roma-Verona, concluso per 3-1 da parte dei giallorossi. Vediamo velocemente anche la classifica. Milan e Inter continuano ad essere in vetta, solo i 2 punti di differenza tra le due squadre milanesi. Segue poi la Roma che con il trionfo contro il Verona va a 40. C'è poi subito dietro Juventus e un terzetto di Napoli, Lazio e Atalanta che sono separate soltanto da un punto. Insomma, Francesco, ci eravamo detti la scorsa settimana: il campionato è interessante. Vincono le due in testa, vince il Napoli, vince la Juve, vittorie importanti anche, insomma, nel fondo della classifica. Sì, diciamo che questa giornata, la prima di ritorno, ha confermato quanto detto anche settimana scorsa, che cioè sarebbe stato, questo è un campionato interessante, lo sarà fino alla fine. Diciamo che l'unica sentenza, paradossalmente, che ci ha dato questa giornata è che, anzi ne ho due perché c'è una anche per la zona calda, mettiamola così. L'Atalanta ha un po' vanificato quanto fatto a Milano, perché ha perso praticamente i punti che aveva conquistato con quella vittoria, offrendo una prestazione molto molto al di sotto delle aspettative e scivolando di nuovo a meno 10 dalla vetta. Chiaramente Gasperini continua a fare il suo gioco dicendo che non è un'Atalanta che può puntare allo scudetto, però ripeto, in un campionato secondo me così difficile tutte possono puntare allo scudetto. Poi è chiaro che più si va avanti, più le giornate passano, più diventa difficile recuperare punti. La seconda sentenza, secondo me, questa è molto molto importante, è il Genoa. Perché il Genoa è stato criticato molto ad inizio stagione quando sedeva ancora sulla panchina Rolando Maran, è arrivato Ballardini e sembra aver trasformato questa squadra. Questa è una squadra che subisce pochissimo, offre un buon calcio, se l'è andata a giocare anche con la Juventus in Coppa Italia e quindi è una di quelle squadre che secondo me a lungo andare si salverà tranquillamente e farà un campionato tranquillo, quindi occhio a questa squadra perché sta offrendo veramente delle prestazioni interessanti e mi fa piacere che il buon Shomurodov sta crescendo di partita in partita, è un giocatore molto interessante, devo dire, un acquisto secondo me azzeccato, poi hanno ritrovato destro, quindi bravo Ballardini, bravo il Genoa a crederci, hanno tenuto Scamacca e quindi sarà comunque un Genoa competitivo, hanno messo Strootman a centrocampo che è un ottimo innesto, è un giocatore di qualità e di esperienza, quindi bravi loro. Per quanto invece riguarda la testa sarà ancora lunga, anche perché adesso per esempio la Juventus, la Roma e poi il Napoli. Il Milan potrebbe allungare di qualche punticino perché ha Crotone e Spezia prima del però fatidico derby, dove probabilmente ci si giocherà tutto, anche visto quello che è successo poi in Coppa Italia. Quindi partita e campionato molto molto strani in questo periodo. Però è bello, ripeto, è molto bello piuttosto che vedere un campionato con una sola squadra in fuga che chiude i giochi già a metà febbraio barra marzo, meglio così per noi. Sicuramente un campionato più appassionante.
Hai parlato un po' di stranezza, mi posso anche permettere di dire un calciomercato strano, una sessione di gennaio dove rispetto agli altri anni non ci sono stati grandissimi colpi, anche penso soprattutto nel mercato internazionale, insomma il Covid, le spese che diminuiscono, direi che possiamo affrontare il pagellone, perché sono tante le squadre di Francesco Ricciardi. Insomma, sicuramente tra i colpi più importanti mi viene in mente Mandzukic, però ci sono anche colpi in prospettiva, l'Atalanta ha preso Kovalenko, insomma, ci sono delle squadre che hanno giustamente, soprattutto il Parma ha fatto tantissimi Esatto, vero. acquisti vista la situazione in classifica, insomma, questi voti quali possono essere? Allora, sicuramente diciamo come idea principale, poi potremmo stare qui a ragionarci tanto, tanto e tanto ancora. Sicuramente il mercato migliore è stato fatto, a mio avviso, da Milan, Parma e una tra Cagliari e Torino, per diverse situazioni. Il Milan perché ha messo appunto dei tasselli importanti che vanno a colmare delle lacune della rosa rossonera, e poi in particolare comunque ha alzato il livello secondo me con Mandzukic, anche con Tomori che ha offerto due prestazioni subito così buttato nella mischia, due ottime prestazioni sia nel derby da subentrato che nella partita di Bologna dal primo minuto. È un giocatore molto fisico, è un giocatore anche rapido che non ti dà la possibilità di girarti nello stretto, è un giocatore importante secondo me che ha preso il Milan e quindi va il voto più alto. Poi ci metto il Parma come dicevi tu perché la situazione del Parma non è semplice. D'Aversa sta provando a dare un'identità, un equilibrio e penso che piano piano ci stia anche riuscendo, perché è un Parma che comunque subisce meno rispetto al recente passato con Liverani. Diciamo molto interessanti i colpi Mann, secondo me è un bel giocatore anche perché il Parma ci ha investito parecchio, è un Certo. giocatore su cui punta dalla Steaua e secondo me è un esterno, tra l'altro mancino che potrebbe fare molto molto bene in Italia, è rapido e secondo me, ecco, è un acquisto che può dare la possibilità effettiva ad Aversa di giocare con il 4-3-3 con Gervinho a sinistra, lui a destra che rientra con il mancino e la prima punta che diciamo dovrebbe essere Graziano Pellè, dopo l'esperienza cinese, un ritorno tra l'altro di Sì. Pellè A Parma. in maglia crociata. E devo dire, Pellè comunque è un giocatore d'esperienza e secondo me per una squadra come il Parma ci sta. Chiaramente viene da un calcio completamente diverso, un calcio dove anche i ritmi sono molto molto più blandi rispetto all'Italia, quindi bisogna dargli anche il tempo. Però vi dico, secondo me il Parma il colpaccio l'ha fatto sempre in attacco, prendendo dal Bayern Monaco Zirkzee, il quale secondo me, io l'anno scorso l'ho visto spesso e volentieri subentrare a gara in corso con i bavaresi, con la maglia bavarese, e, è un giocatore che ha un futuro roseo, è un talento cristallino. Chiaramente anche a lui va dato tempo di ambientarsi in Italia, non è semplice, sia per la giovane età, sia perché il nostro è un calcio molto tattico, come abbiamo più spesso sottolineato. Per quanto riguarda il terzo posto, ho detto una tra Cagliari e Atalanta, perché secondo me il Cagliari comunque alla fine ha ripreso da Nainggolan, che è un colpo passato un po', diciamo, Sotto sotto, traccia. sì, sotto traccia. Comunque è un giocatore fondamentale, soprattutto per lo scacchiere tattico di Francesco. È un giocatore che spacca le partite, che ha capacità balistiche eccezionali e soprattutto è un giocatore che comunque può darti qualità abbinata a quantità, cosa che probabilmente al centrocampo del Cagliari mancava. E poi ha preso Rugani in difesa che comunque è un buon giocatore per il Cagliari, a Certo. fianco di Godin. Penso a una coppia difensiva, Godin-Rugani, per il Cagliari secondo me è ottimo. Duncan è un giocatore invece richiesto di Francesco, che lo aveva già allenato al Sassuolo, tra l'altro. È un altro centrocampista che è molto dinamico, che può portare appunto, come dicevo, dinamismo al centrocampo sardo ed è un buon acquisto. Il Torino invece secondo me ha fatto un buon mercato perché ha preso Sanabria che era un'esplicita richiesta di Nicola, un'esplicita richiesta di Nicola, quindi giocherà al fianco probabilmente del Gallo Belotti o si alternerà comunque con Zaza. Sicuramente. E poi ha preso Mandragora che è un uomo che può dettare i ritmi al centrocampo perché poi fondamentalmente giocavano con Rincon davanti alla difesa, ma Rincon è un mastino, uno che spezza il gioco, ma a livello di costruzione comunque fa fatica. Mandragora qualcosa può dare a livello di geometria, anche soprattutto di ritmo, ed è un colpo secondo me
che ci sta tutto per il Torino. Poi bravo il Torino perché, vi svelo questa cosa, molti club, soprattutto italiani, erano sulle tracce di Singo, che secondo me è un esterno forte, molto forte, guardando anche il futuro, secondo me, del giocatore, diventerà uno dei migliori terzini in Italia. Mi voglio sbilanciare su questa cosa. E c'erano state parecchie richieste quindi di Big, anche disposte chiaramente a lasciarlo in prestito altri 6 mesi. Il Torino ha rifiutato tutte le proposte, quindi bravi a tenerlo, perché poi è stata una delle pochissime note positive e liete di questa prima parte di stagione granata. E invece ti dirò, tu hai prima citato Kovalenko, altro grande colpo della Dea. L'unico, diciamo, mio dubbio è che l'Atalanta comincia ad avere un po' troppa gente lì, nel senso che hai Ilicic e sembra intoccabile, Certo. giustamente. È tornato Pasalic, è tornato e ha segnato, ed è un giocatore che, anche sentendo Gasperini, difficilmente muoverà. E nello scacchiere parte avanti Pasalic, hai Pessina, hai Malinowski, hai Miranchuk. Volendo hai anche Muriel che ci può giocare lì, se vuoi sbilanciarti e metterlo insieme a Zapata. Adesso è arrivato Kovalenko e non so come farà a gestirli tutti Gasperini. Cioè, è vero che Kovalenko può giocare anche nei due di Certo. centrocampo, però anche a lui, chiaramente, il discorso è sempre lo stesso e ci tengo a ribadirlo più volte. Date tempo sia agli allenatori che ai giocatori di capire come funzionano le dinamiche tattiche, come funziona il calcio italiano per chi è arrivato a gennaio. Sono tanti gli aspetti. Il tempo poi, diciamo, come dico sempre, sancirà vincitori e vinti, chi ha avuto ragione e chi no. Sicuramente su questo è importante la tua visione, la tua analisi. Volevo chiederti, ci sono tre squadre delle 20 che alla voce acquisti hanno il vuoto, ovvero l'Inter, il Napoli e il Sassuolo. Innanzitutto, ti aspettavi che una di queste tre squadre, o comunque come è successo, tutte e tre non avessero fatto acquisti? E secondo te chi aveva maggiormente bisogno di investire e in quale reparto? Domanda complicata perché non prenderò i favori del pubblico, probabilmente. No, allora, l'Inter al massimo, proprio esagerando, doveva fare una quarta punta da un vice Lukaku, o comunque appunto un attaccante che desse la possibilità a Conte di cambiare più volte, mentre adesso comunque si ritrova con Lautaro, Lukaku, straordinari, Sanchez, altro giocatore fortissimo. Però c'è un piccolo buco, soprattutto in un periodo dove tra Covid e infortuni si gioca spesso, è difficile pronosticare la quantità e la qualità poi a lungo andare della rosa. Per quanto concerne, secondo me i nerazzurri hanno fatto il più grande acquisto, o potrebbero fare il più grande acquisto ritrovando Christian Eriksen, che anche con il Benevento ha offerto un'ottima prestazione in una posizione poco consona, secondo me, oppure più che poco consona, perché poi lui è un giocatore straordinario, quindi si adatta, però diciamo una posizione che non ne esalta particolarmente le qualità, a mio modo di vedere. E, per quanto riguarda il Napoli, io mi aspettavo dal Napoli, viste anche le uscite, almeno un terzino. Un terzino, perché poi il terzino è il problema del Napoli da parecchio tempo, la qualità dei terzini che è scadente, lo possiamo dire. E invece il Napoli, soprattutto a sinistra, si ostina a giocare con Mario Rui, alternandolo a Isai, che non è mancino, oppure Gulam, che in questo momento sembra tutto fuorché un giocatore. Questo è il problema. E mi aspettavo un innesto lì, anche perché c'erano le possibilità. Tierney era impossibile perché l'Arsenal non lo lascia andare, a meno che non ti presenti con 35-40 milioni. C'era la possibilità a Firpo, che è stato vicino in Italia al Milan, poi è saltato per un motivo prettamente familiare. Mentre la pizza più concreta per il Napoli era quella che portava il nome di Emerson Palmieri, quale a Londra non gioca. Il Chelsea l'avrebbe ceduto volentieri. Ecco, appunto, proprio di Emerson Palmieri di cui stavi parlando, la sua situazione al Chelsea rischia di essere ancora più delicata, proprio perché Tuchel, il nuovo allenatore dei Blues, ha detto punterò molto su Marcos Alonso, quindi sappiamo che Chilwell è un giocatore molto importante, Marcos Alonso è un calciatore che può essere sempre utile alla causa, quindi alla fine potrebbe essere stata un'occasione persa Sì. per Emerson Palmieri. Sì, non giocherà più, cioè praticamente veramente farà fatica a fare minutaggio proprio in generale, perché Chilwell ci hanno speso parecchio ed è un signor 50 milioni di terzino, pound, sì. esatto, e non lo terranno fuori. Alonso è un'ottima riserva secondo me, ed è un giocatore che comunque ha un mancino importante, è un giocatore che sa spingere,
E Palmieri in questo caso io lo vedo completamente chiuso, non, veramente non vedo possibilità di per farlo giocare, insomma. Il Napoli in questo sbaglia, e sbaglia spesso perché le occasioni di mercato ci sono e lo dimostrano, l'hanno dimostrato anche alcune squadre italiane, non solo diciamo quest'anno ma anche negli anni precedenti ci sono. L'importante è anche saperle scovare, saperle fiutare e arrivare in anticipo rispetto alle pretendenti. Il Sassuolo invece? No, il Sassuolo io penso che era un mercato, sia stato un mercato giusto da parte della società neroverde, una squadra già forte con Juricic, Boga, Berardi. C'era stata l'ipotesi di Falco, che è un giocatore che l'anno scorso comunque col Benevento ha fatto molto, con Lecce scusate, ha fatto molto bene in Serie A, è un giocatore di qualità, però Berardi a breve tornerà. E con Caputo davanti, De Frel, la qualità è tanta, c'è anche Traoré, c'è Maxim Lopez, cioè non vedevo proprio la necessità da parte veramente dei neroverdi di fare qualcosa, anche perché è una squadra che funziona, è una squadra che gioca, anche col Cagliari non meritava di pareggiare, ha dominato, anzi è stato super cragno a dire di no alla squadra di De Zerbi, quindi veramente è giusto così, anzi è un Sassuolo, se vi posso svelare questo, è un Sassuolo che si sta già muovendo per l'estate. E pare che sia ad un passo l'accordo con Daoud del Borussia Dortmund, che sarebbe un colpo importante a centrocampo. Giocatore di grande prestigio anche lui, insomma, qualche difficoltà in Germania, visti i grandi acquisti del Dortmund, che ha preso un grande talento, a proposito di talenti come Jude Bellingham in estate, e quindi possibile approdo anche per Daoud in Italia. Prima di fermarci un attimo per una piccola interruzione pubblicitaria, due nomi ti voglio chiedere un parere, un arrivo e un gradito ritorno, perché la Roma, l'arrivo nuovo è Brian Reynolds, il difensore molto promettente, il terzino ex Dallas in MLS, e poi c'è il ritorno del Faraone. Sì, la Roma ha fatto il suo mercato, diciamo che la Roma aveva come priorità e ha tuttora come priorità quella di risolvere la grana Dzeko, c'era stata anche questa ipotesi di scambio con Sanchez dell'Inter. Non è stata fatta perché comunque Dzeko ha un ingaggio importante e vuole delle rassicurazioni sul minutaggio che poi andrà a fare effettivamente. E, diciamo che Reynolds secondo me è un ottimo prospetto perché l'ho visto qualche volta, è un giocatore di spinta, è un giocatore che sa fare entrambe le fasi, chiaramente anche lui deve crescere, deve capire come funziona la Serie A, però anche il fatto che sul giocatore prima c'era la Juventus ti fa capire che effettivamente a livello qualitativo qualcosa i due club ci hanno visto, ci hanno trovato, insomma. Il Sharawi è un ritorno giusto perché comunque è vero che viene dal calcio cinese, però conosce bene la piazza, che è una piazza difficile, quella romana, e soprattutto dà un'alternativa importante a Fonseca, visto che Pedro non sta dando garanzie sotto il profilo non tanto tattico quanto di infortuni e di tenuta quindi Fisica. fisica. Quindi io diciamo, sono favorevole all'operazione che ha fatto la Roma, proprio perché comunque il Sharawi rimane un giocatore di qualità, un giocatore che può giocare tranquillamente con Mkhitaryan dietro la punta, che può essere Mayoral o Dzeko, qualora dovesse essere reintegrato in rosa. E quindi ci sta, devo dire, forse mi aspettavo qualcosina a centrocampo anche, un altro mediano lo avrei preso, ma non perché la coppia Veretout-Villar non sia all'altezza, anzi, brava la Roma a puntare su questi due giocatori che tra l'altro si completano, a mio modo di vedere. Però ecco, avere come prima scelta Cristante o Diawara non credo che sia la squadra, ecco, diciamo, ipercompetitiva. Quindi mi sarei aspettato un innesto, non per forza di cose, un nome grande, ma anche un profilo giovane che potesse dare una mano, insomma, ai due titolari. Per il resto, mercato secondo me della Roma sufficiente per i due innesti, appunto, El Shaarawy e Reynolds. Con il mercato della Roma chiudiamo questa analisi con il pagellone mercato di Ricciardi, in attesa di Alessia Bartiromo per affrontare anche quello che sono gli incontri di Coppa Italia. Noi ci fermiamo un attimo, piccolo break pubblicitario, torneremo tra poco. Teleprima, canale 91 del digitale terrestre, streaming su www.teleprima.it, ti tiene compagnia 7 giorni su 7, 24 ore su 24, a partire dalla rassegna stampa della mattina, il prima TG Flash delle 11 e delle 18 e il prima TG alle 13.30 e alle 21. Ma non solo, pillole di cucina, motori e migliori film italiani e stranieri.
dalle 21.30 dal lunedì alla domenica in esclusiva la nostra prima serata con i programmi di sanità, politica, cultura, istituzioni, musica, intrattenimento e calcio. Per contatti chiama allo 0823 42 17 17 o scrivi a redazione tg@teleprima.it. Eccoci ritornati in studio, Sport 91 Live, programma sportivo a cura della redazione di Teleprima. Accogliamo per affrontare la dinamica della Coppa Italia Alessia Bartiromo. Ciao Alessia, buonasera. Ciao Francesco, sia Vassura che Ricciardi, buonasera. Ciao Alessia. Alessia, abbiamo parlato prima con Francesco di quello che è stato il mercato. Ha dato molti numeri, come se fosse un vero docente scolastico, che è comunque una cosa che credo sotto sotto gli piaccia. Mercato particolare, insomma, hai visto non grandissimi colpi, te l'aspettavi così, ti aspettavi qualcosina in più? Mi aspettavo qualcosa in più forse dalle big, tolto il Milan, che comunque ha fatto un mercato molto intelligente e soprattutto mirato sia in entrata che in uscita. Mi aspettavo qualcosa in più, non dico dalla Juve, perché la Juve c'è, magari limare giusto qualcosa, sicuramente dall'Inter, dal Napoli, che non è pervenuta in sede di mercato, esatto, almeno in entrata, è stata brava a risolvere alcune questioni in uscita, anche se avrei qualcosa da dire per quanto riguarda l'operazione Llorente, perché è vero, separati in casa, però il problema dell'attaccante per gli azzurri resta in questo momento di emergenza in cui Mertens e Osimhen non sono assolutamente in forma, quindi magari parlando un po' tra le parti si poteva anche temporeggiare un attimo. E ovviamente è stato un mercato molto condizionato dal Covid, con ottime operazioni nelle squadre di medio-bassa classifica, infatti forse questo realmente non me l'aspettavo, anche se ovviamente dove ci sono i punti più caldi in palio è lì che bisogna intervenire, quindi bene così, comunque ci siamo divertiti con qualche operazione più particolare. Conclusa la parentesi mercato, direi che possiamo iniziare anche a discutere di quello che è il discorso Coppa Italia. Mentre stiamo chiacchierando è in corso il derby d'Italia tra Inter e Juventus, poi nella giornata di domani una partita molto importante con due squadre che sono in un momento un po' particolare, Francesco, di classifica. Sì, il Napoli ha vinto contro il Parma, l'Atalanta ha perso con la Lazio, ma paradossalmente è l'Atalanta ad essere in vantaggio in questa sfida. Sì, allora diciamo che comunque il Napoli può giocarsela tranquillamente con la Dea, che ha dimostrato di essere altalenante come quasi tutte le squadre in Serie A. Quindi infatti dopo magari ci focalizzeremo su questo discorso parlando dell'allenatore e della questione Napoli. Io penso che sì, l'Atalanta i blocchi di partenza è favorita perché poi ha un gioco che potrebbe far male al Napoli, un gioco dove se gli lasci gli spazi ti uccidono, soprattutto davanti, anche perché penso che domani Muriel giocherà dal primo minuto. Penso che riproporrà Malinowski e uno tra Miranchuk, non credo Ilicic, penso che partirà dalla panchina Ilicic. E poi comunque, come tutte le doppie sfide, è vero che non si gioca in 90, quindi magari è meno tesa l'andata, ma si gioca sui 180. Però c'è anche da dire che il Napoli ha affrontato la Coppa Italia ultimamente sempre con impegno, con serietà, quindi potrebbe, diciamo, anche trovare nella Coppa Italia il viatico per una buona stagione, per portarsi a casa un trofeo, ecco. Non lo so, io mi aspetto una partita all'inizio molto chiusa, perché secondo me il Napoli cercherà di stare basso per non concedere quegli spazi e ripartire. Il problema secondo me da parte degli azzurri è che Osimhen non credo abbia chiaramente 90 minuti nelle gambe, Petagna non è un uomo che sa far ripartire, Mertens è out, quindi il Napoli se la dovrà giocare sugli esterni, perché centralmente faccio fatica a pensare a un Napoli che possa ripartire per quelle zone lì, insomma. Quindi dovranno giocare sicuramente Insigne e Lozano, a meno che Gattuso non riproponga, ecco, Lozano falso 9, potrebbe essere una soluzione questa contro la Dea, che comunque in difesa, ricordiamo, l'Atalanta è una squadra che concede ed è una squadra che dipende anche molto dai singoli, e lo ha dimostrato la partita con la Lazio e lo ha dimostrato la partita di una settimana prima con il Milan. Se Ilicic sta bene è una Dea iper pericolosa, è una Dea che fa paura a chiunque. Se Ilicic è sottotono è una Dea che perde tanto davanti, soprattutto. E sarà una partita interessante. Io sono felice che sia uscito questo accoppiamento, perché secondo me potrebbero uscire due belle partite, così come sicuramente l'altra semifinale, che è una semifinale importante con due grandi squadre. Ecco, quindi una bella Coppa Italia
dove sono contento che mai come quest'anno nessuno abbia snobbato questo trofeo, che tra l'altro penso che almeno quest'anno sarebbe stato il momento più, tra virgolette, giustificato, mettiamola così, per il semplice fatto che sono tante le competizioni e si gioca praticamente sempre. Ogni 3 giorni, sì, Sì. in maniera anche abbastanza importante. Una delle lamentele che sono state avanzate da molti allenatori. Ale, quello che diceva Francesco sul discorso di difensori che possono andare in difficoltà come quelli dell'Atalanta, ti piace l'idea, come suggeriva lui, di Lozano attaccante dal primo minuto? Non mi piace solo perché l'ha suggerita Francesco, partiamo da Benissimo. questo punto di vista. Lozano, scherzi a parte, è sicuramente l'arma in più in questo momento del Napoli, il giocatore che sta facendo la differenza, la scommessa vinta da Gattuso, forse davvero la migliore, è in formissima, spina nel fianco di tutti gli avversari, ma soprattutto è famelico, lo si vede nella corsa, lo si vede anche nell'altruismo con i compagni, il giocatore imprescindibile in qualsiasi 11 titolare. Io credo che, come ha detto benissimo Francesco, l'impostazione sia quella delle grandi gare, un po' anche quella vista, speriamo con un esito diverso, in Supercoppa contro la Juve. Si spera però ovviamente che si possa ritrovare il Napoli cinico, quindi in queste partite ovviamente gli episodi possono far pendere l'ago della bilancia da una parte e dall'altra, quindi bisogna sbagliare il meno possibile. Ultimamente Gattuso, anche contro il Parma, ci ha regalato qualche, diciamo, un Napoli un po' più versatile. Con il 4-3-3 ha trovato soluzioni sicuramente migliori, così come nelle ultime uscite. Ha ritrovato un Elmas in particolare forma, infatti potrebbe gettarlo nella mischia anche contro l'Atalanta, visto che anche lui è un giocatore di tecnica, un giocatore di quantità, un giocatore di qualità, imprevedibilità. E lo vedo un po' come uno scugnizzo imprevedibile, quindi in queste gare può far male e il problema resta sempre davanti, effettivamente, poiché Gattuso, come ha dichiarato poi anche in conferenza stampa, e non gli si può dar torto, è arrivato in un momento in cui Osimhen non è ancora in forma, non ha i 90 minuti nelle gambe, ma si vede che deve proprio recuperare la Certo. migliore forma fisica, anche perché ovviamente non solo il lungo infortunio, ma anche il Covid è una ripresa da Covid lampo, Non è è un po' facile, certo. impensabile, no, non è facile. Mertens nuovamente è completamente out per il problema alla caviglia, che è persino tornato in Belgio, quindi praticamente non arruolabile, quindi le uniche soluzioni sono giocare con le pedine che ha, quindi sulla velocità, sull'imprevedibilità e soprattutto dare un assetto solido al centrocampo, parte tutto da lì. A tre sicuramente questo assetto è migliore, lo abbiamo visto anche contro il Parma, dipende tutto da quello, dalla giornata di grazia dei terzini, approfittiamo per fare gli auguri a Isai. Certo. Oggi è il suo compleanno, 27 anni, pensavo qualcuno in Sì. più, Classe devo dire la verità, però 27. 94, l'ex Eh terzino dell'Empoli, quindi sicuramente Francesco, quello che diceva Alessia anche prima sul discorso mercato, l'aver ceduto Llorente in questo momento proprio concreto, neanche con tante ipotesi, visto che Mertens per il problema alla caviglia è, come diceva Ale, rientrato in Belgio, Osimhen sta recuperando. Intanto al momento Gattuso ha poche armi a disposizione, quindi questa cessione di Llorente si poteva evitare, forse era meglio trattenerlo. Secondo me da parte del Napoli è stato fatto forse un errore di valutazione sulle condizioni dello stesso Mertens, perché alla fine era un giocatore che Gattuso si stava portando almeno in panchina da un po' di tempo. Poi è subentrato qualche volta, ma si vedeva proprio anche nella corsa che non ne aveva. Quella caviglia gli sta dando parecchi problemi e penso che poi si sia trovata la soluzione migliore, che è quella di tornare in Belgio per capire effettivamente quanto debba stare ancora fuori Mertens. E il problema del Napoli in questo momento è che non si sa nulla, perché potrebbe essere tanto altri 10 giorni come potrebbe essere un altro mese. Perdere Mertens per un altro mese significa forzare Osimhen. Devi forzare Osimhen, altrimenti sei costretto a giocare sempre con Petagna. Poi è chiaro che, certo, un allenatore secondo me vorrebbe avere quante più armi a disposizione, però c'è un fattore da valutare, che così come è stato con il caso Milik, che era praticamente fuori rosa. Anche Llorente era uno ai margini del progetto. Sì. Io non so quanto Llorente effettivamente volesse rimanere a Napoli, questo è il problema. Perché comunque è un giocatore vero che è ormai, diciamo, quella parte che io chiamo tramonto della carriera, però qualcosa lo può fare. Nell'Udinese può giocare titolare, può dare il suo contributo.
al Napoli giocare 5-10 minuti soltanto per la disperazione, diciamo, del momento, non credo che fosse il suo obiettivo. Ecco, questo è la, secondo me, la cosa da considerare. Poi è chiaro, Gattuso, io ho sempre detto, ha delle colpe, ma secondo me sono leggermente minori da quello che dice l'opinione pubblica, nel senso che la situazione a Napoli non è facile. Io non penso che il Napoli sia una squadra da scudetto, l'ho ribadito già più volte, e fondamentalmente se vince con la Juve, è vero, non è detto, è terzo, è in semifinale di Coppa Italia, è avanti in Europa League. Io non riesco a capire, le critiche ci sono, quelle costruttive servono, per carità, e il Napoli in alcune circostanze avrebbe voluto fare di più, nulla da dire al riguardo, però non è ultimo in classifica, non è dodicesimo, è lì che si gioca comunque l'accesso in Champions con una rosa limitata. Io ricordo sempre che attualmente il Napoli gioca con l'attaccante che l'anno scorso è retrocesso con la Spal, quindi io non è che sta giocando con Messi o Cristiano Ronaldo davanti, però diciamo, poi ognuno chiaramente ha la sua posizione, la sua visione delle cose anche all'interno dello spogliatoio, però io penso che Gattuso debba migliorare, ma a livello umano stia facendo bene per il semplice fatto che tenere in mano una situazione del genere con la società del Napoli non è roba da tutti, insomma, mettiamola così. Ale, proprio sul punto, noi ci eravamo aggiornati la scorsa settimana dopo la sconfitta di Verona e in una settimana è successo quasi di tutto, cioè il Napoli ha comunque ottenuto due vittorie, prima in Coppa Italia, poi ha battuto il Parma, è arrivato un tweet di conferma, una conferma che è sembrata un po' così, diciamo, anche blanda. Gattuso ha utilizzato parole molto forti nei confronti della dirigenza, ha detto: a me questa situazione non sta piacendo, non mi è piaciuto che ci sia stato un colloquio con altri allenatori, è di ieri la notizia dei colleghi di Sport Italia che ci sarebbe stato un contatto con Maurizio Sarri, però prima di darti la parola ti dico che ci sono anche tante persone tra giornalisti e comunque tifosi che dicono: sì, ma questa situazione per Gattuso c'è stato visto il mancato rinnovo, quindi non sono proprio tutti dalla parte del tecnico. Diciamo che la verità sta un po' nel mezzo, perché ovviamente De Laurentiis da imprenditore in un modo o nell'altro i risultati a Napoli, come diceva Francesco, sì, ci sono. Forse l'errore sta alla base di una rosa un po' troppo sopravvalutata nel non vederne poi i limiti. Lo diciamo spesso, i terzini, troppo sovraffollamento di ruoli simili anche a centrocampo. Invece è stata solo vista una rosa lunga che negli altri anni mancava, e quindi si pensava così che Napoli potesse ambire allo scudetto poi in quest'anno così particolare. E quindi già quello è il primo punto e una prima annotazione per quanto riguarda non solo il Napoli ma proprio il progetto Napoli, anche perché poi rivediamo un po' le stesse scene, certo, del passato, e la domanda sorge spontanea: come mai cambiano gli allenatori, cambiano gli interpreti, però il regista è sempre lo stesso, cioè la situazione rimane sempre quella? Quindi il problema vuol dire che sta è un po' di fondo. Per quanto riguarda appunto la situazione di Gattuso, come dicevo, De Laurentiis in qualche modo si deve cautelare, perché, certo, quando, e l'abbiamo visto nella settimana scorsa, i risultati magari non arrivano, sono al di sotto delle aspettative, il capro espiatorio ovviamente è l'allenatore. Quindi qualche colloquio ovviamente ci deve stare, anche perché nel caso così di esonero o nel caso ovviamente che Gattuso decida di andar via per amor proprio, e certo, non lo escluderei, prima o poi anche questa ipotesi, ovviamente il Napoli da un giorno all'altro non può cercare un allenatore che poi non è mai un traghettatore, è un allenatore per dare il via comunque a un progetto, esatto, una certa continuità. E proprio per questa ragione però mi metto anche nei panni giustamente di Gattuso, che vede la gestione sbagliata, sue parole, di tutta la situazione, poiché tutti l'abbiamo capito che il tweet era abbastanza di facciata, poiché questa fiducia è arrivata dopo un colloquio con staff e squadra, non è arrivata a prescindere da un confronto con gli stessi giocatori, certo, o con lo stesso allenatore. Quindi vuol dire che effettivamente qualcosa che non andasse c'è e c'era. Fatto sta che ovviamente Gattuso ormai lo conosciamo bene, senza peli sulla lingua, un po' l'antieroe di questo calcio molto, certo, patinato e molto di dichiarazioni di facciata. Quindi lì si è lasciato andare, ha manifestato un suo malessere personale, forse
ovviamente ha sbagliato modi e tempi, conoscendo poi l'interlocutore che non l'avrà presa assolutamente bene, perciò mi aspetto qualcosa di importante, non dico in settimana, ma anche nelle prossime settimane. Fatto sta che è una brutta situazione, non permette al Napoli di stare particolarmente, di vivere particolarmente sereno. Mi ha fatto strano anche l'abbraccio al momento del gol di Politano, che mi sembrava tanto quello dato ad Ancelotti prima dell'addio al Napoli, quindi anche in questo caso scene viste e riviste. E un altro appunto poi che vorrei fare, poi concludo, al presidente: a me sinceramente le minestre riscaldate non piacciono particolarmente, quando si parla poi di progetti che sono rimasti fondamentalmente sempre allo stesso punto, nel senso, come diceva prima benissimo Fra, l'obiettivo del Napoli non è lo scudetto, ma credo sia palese, certo, inutile prendere in giro, visto anche tifosi, l'organico, insomma. Sì, ma proprio come progetto il Napoli non punta ad inizio costruzione della rosa, inizio anno, a vincere lo scudetto. L'obiettivo è il quarto posto e quindi un piazzamento Champions per gli introiti, ovviamente. Quindi, non volendo vincere, non potendo vincere per una serie di questioni che non siamo qui a ricordare, lo scudetto, il progetto abbandonato dallo stesso Benitez, dallo stesso Ancelotti, dallo stesso Sarri, fondamentalmente è sempre lo stesso: non c'è la primavera, non ci sono le strutture, sì, sono stati un po' modificati i campi di allenamento, però i problemi restano sempre gli stessi, per riassumere. Certo. Quindi non vedo come mai ritornare ad un rewind quando poi la situazione è sempre la stessa, fondamentalmente. Certo, Francesco, parlando di questa situazione, mi riallaccio non solo al detto famoso di Alessia della Minestra, ma anche delle tue capacità culinarie. Se a te, personalmente, non sono nel calcio, piacciono i piatti riscaldati, quindi una cosa che magari insomma si è già vista, e se posso permettermi un altro detto, vista l'esternazione di Gattuso, i panni sporchi si lavano in casa, insomma, certe situazioni, sì, sicuramente un motivo per far questo Gattuso ce l'avrà avuto, ma secondo te ne è valsa veramente la pena? Allora, non mi piacciono le minestre, partiamo da questo presupposto. A prescindere, a priori, riscaldate ancora di meno, ancora meno. Poi è chiaro, c'è stato questo contatto con Sarri, vabbè, Maurizio Sarri. Io sono un sarriano, però... Che ha gentilmente declinato poi. Gentilmente sì, assolutissimamente sì, anche perché i rapporti con De Laurentiis non sono ottimi, anzi. E quindi infatti la situazione che a me ieri ha fatto un po' sorridere, il fatto che De Laurentiis si sia messo in mezzo per risolvere in prima persona il contratto con la Juventus, perché Sarri è ancora legato con la Juventus, sì, fino a fine stagione. Quindi questa cosa mi ha fatto un po' sorridere, dopo tutto quello che è successo, dopo tutto quello che si sono detti, quasi De Laurentiis ha fatto cadere la colpa su Sarri quando Sarri andò via. Esatto. Adesso è cambiata la situazione. Per quanto riguarda i panni sporchi si lavano in casa, sì, decisamente, e non è la prima volta che la comunicazione del Napoli manca, stenta. Anche perché il tweet con il quale hanno dato questa ipotetica fiducia a Gennaro Gattuso è venuto subito dopo altre voci messe in giro proprio da Sport Italia su un possibile addio da parte dello stesso tecnico ex Milan, tra le altre. Io devo, cioè, mi rivolgo anche ai telespettatori e ai tifosi del Napoli. A me quello che non riesco a capire è: a Napoli, vabbè, è una piazza calda, per carità, è una piazza focosa, è una piazza che vive d'emozioni ed è una cosa bellissima, per carità. Però mi domando e dico, è sempre colpa dell'allenatore, perché l'ultimo anno di Sarri era colpa di Sarri, gli anni di Ancelotti non è all'altezza, adesso Gennaro Gattuso non è all'altezza. Poi si mettono in discussione alcuni giocatori che non sono all'altezza. Abbiamo detto che sono d'accordissimo con Ale quando dice che ci sono delle lacune, dei limiti importanti, anche perché avere la rosa lunga non significa avere la rosa più forte, perché a volte le rose più piccole e più corte sono qualitativamente migliori anche a livello di spogliatoio. Questi sono altri aspetti che vanno considerati. Ma al di là di tutto, io dico, spesso non si mette in discussione chi c'è dietro tutto questo, perché il Napoli ha un DS che è Giuntoli, il quale viene etichettato, viene detto a tutti come bravissimo, straordinario, meraviglioso. Io, numeri alla mano, ora non li ricordo tutti, ma ho una tabella in cui si dicono le spese del Napoli negli ultimi anni, che sono per oltre 180 milioni di euro per giocatori come Grassi, Rachmani, preso tra l'altro dal Verona, difesa a 3, ragazzo giovane che
che non ha mai giocato a difesa a 4, catapultato nel Napoli dove le aspettative sono altre, va bene. Petagna, preso dalla Spal, come dicevo in precedenza, c'è Marco Rog, Pavoletti, Inglese, tutte persone che nel Napoli non hanno fatto assolutamente nulla. Quindi io, diciamo, se fossi un tifoso del Napoli, comincerei a mettere in dubbio prima che coloro i quali scendono in campo effettivamente, piuttosto metterei in dubbio quello che c'è dietro, quello che c'è dietro, perché non è vero, la società non ci va in campo, però una società forte serve proprio in situazioni come queste, perché, perdonatemi il paragone, ma una Juventus una situazione del genere non l'avrebbe mai gestita così. Poi è chiaro che ci si può stare a ragionare per ore chi ha torto, chi ha ragione, però ecco, a livello di comunicazione io penso che veramente il Napoli abbia bisogno di un treno, di cambiare completamente strada, perché così non si va da nessuna parte e si mette tutto in dubbio, anche perché pure i giocatori non sono aiutati ovviamente da questa situazione. Come possono i giocatori scendere in campo? Perché si possono dire tante cavolate del serie, loro sono strapagati, devono fare il loro mestiere, ma sono esseri umani come noi. Quando leggono certe cose è normale che qualcosa cambi al loro interno, almeno questa è la mia visione, ecco. Posso aggiungere, certo, assolutamente, una cosa su Giuntoli, anzi due cose. Prima cosa, bisognerebbe in primis capire chi lo fa il mercato a Napoli, poiché ovviamente anche l'allenatore, visto che poi il progetto di Gattuso era antecedente ovviamente all'inizio di questa stagione, dovrebbe avere voce in capitolo, che spesso non ha. L'abbiamo visto anche in passato con Sarri, che molto spesso nelle dichiarazioni in conferenza stampa stento conosceva insomma i nomi sul taccuino del suo DS, quindi iniziando da questo. Passando poi che effettivamente sul banco degli imputati c'è anche Giuntoli, anche per il mercato che poi ha effettuato al Bari, che non ha gradito il presidente De Laurentiis, visto che è consulente di mercato anche per quanto riguarda il Bari in Serie C, quindi doppie operazioni fallimentari, e quindi si parla di una rivoluzione anche per quanto riguarda questo. Ultima info che, oltre tutte quelle che ha analizzato Francesco, ha fatto sorridere, che proprio di stamattina l'indiscrezione ovviamente dei vari contatti con lo stesso Benitez, il famoso ultimatum in 48 ore, ma persino stamattina è trapelata la notizia che il suo ruolo non sarebbe quello di allenatore, ma di manager nel Napoli. Una figura un po' inglese, diciamo. Sì, una figura un po' inglese che non è mai piaciuta poi a De Laurentiis, ma mi sembra tanto di un mettere le mani avanti per cercare di coprire un po' le dichiarazioni di Gattuso, sinceramente. Quindi situazione ancora più spinosa nella giornata di oggi. Insomma, figura è molto nota nel campionato inglese, dove c'è questo allenatore che gestisce anche un po' la parte soprattutto degli acquisti. Tantissimi hanno fatto la storia del calcio, penso a Wenger, penso soprattutto a Sir Alex. Ragazzi, noi siamo in chiusura, voglio veramente un'ultimissima, visto che al momento il cammino del Napoli è questo qui, l'abbiamo visto, non credo adesso perché mi sembra difficile, per il prossimo anno Gattuso sarà ancora allenatore del Napoli, sì o no, velocissimi? No, assolutamente no. Assolutamente no, neanche per me. Quindi insomma, si chiude quest'anno, presumete magari un esonero adesso o è particolarmente difficile, insomma? Vado io, allora. No, adesso non lo so, nel senso che la situazione potrebbe cambiare veramente rapidamente, anche in base a quello che succederà nei prossimi giorni, neanche nelle prossime settimane. Certo è che è difficile trovare un traghettatore che arrivi a prendere una squadra che non conosce, che non può allenare perché gioca ogni tre giorni e prende in mano una situazione così delicata, dove c'è da una parte i tifosi che sono arrabbiati perché vorrebbero il mondo, i giocatori non sanno più da che parte stare perché non si capisce la comunicazione dove va. Comunque, a parte questo, io penso che il Napoli stia già lavorando per giugno, o almeno lo farà a breve, però devo essere onesto, io non mi aspetto un grande allenatore, mi aspetto una scommessa e mi aspetto uno tra Juric e Italiano. Non penso che arriverà un grande allenatore, anche perché non ci sono le condizioni attualmente, credo. Posso dire che non mi piace nessuno dei due? Siamo in un paese libero. Vabbè, l'ho detto già.
No, mi piacciono un po' più le indiscrezioni De Zerbi, anche Simone Inzaghi, certo, è uscito nelle nome un po' più blasonato, insomma. Sì, ma soprattutto incline alla piazza napoletana, secondo me anche caratterialmente, ed è importante, non solo come gioco, però concordo assolutamente con ciò che ha detto Francesco. Ovviamente è un traghettatore impensabile in questo momento, molto sarà legato ai risultati, nel caso di disfatta totale, soprattutto in questo mese di febbraio che è molto intenso. Certo. Ed è molto importante tra Coppa, Campionato, Europa League, si potrebbe cambiare qualcosa, altrimenti si va avanti con Gattuso fino all'estate, ovviamente fino a fine stagione, e poi amici come prima, ognuno per la sua strada. E vedremo nelle prossime settimane quale sarà l'andamento azzurro e soprattutto anche delle altre squadre. Noi siamo in chiusura, io ringrazio Alessia Bartiromo, ricordo l'appuntamento con Prima Serie A venerdì alle ore 21.30, mentre invece Francesco Ricciardi vi aspetta ogni lunedì alle 21.30 con Zanzara d'Inchiostro. Grazie Francesco. Grazie a te Francesco, grazie Ale. Grazie. Un saluto ai nostri telespettatori. Li salutiamo, li ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguo di serata. Arrivederci.